Ciao raga, bentornati sul mio canale YouTube. Oggi tornano a grandissima richiesta le analisi gameplay. Prima di fare ciò però ci tenevo a ringraziarvi tantissimo per i feedback sotto il video che ho editato dell'altro giorno. Li ho raccolti tutti, li ho letti con piacere, per cui oggi vi dico già che non vedrete transizioni triggeranti, spero, o almeno mi auguro che quella che ho scelto in questo caso vi piacerà, però voglio andare ad utilizzare questo stile di video anche per questo tipo di contenuto, perché secondo me la partita tagliata con le clip più interessanti può venire molto più fruibile, godibile, senza tempi morti per voi che la guardate. Quindi ancora una volta sto qui a chiedervi nei commenti il vostro feedback anche per questo genere di video qui. La partita che invece andremo a vedere sarà la finale di Blacky Cup natalizia, quindi la versione speciale, tra Anders, il piccolo prodigio danese, e Levi de Verd, altro prodigio olandese in questo caso, che l'anno scorso ha debuttato sulla scena competitiva internazionale facendo il panico. Quindi mettetevi comodi perché ci aspetta veramente un partitone. Dalla sinistra verso destra dei vostri teleschermi, Anders come al solito in maglia bianca, mentre dalla destra verso la sinistra, Levi in maglia blu, Team Bullet. E parte subito forte Anders, come spesso ci ha abituato, con una giocata delle sue col fenomeno, a cercare questo tiro a giro che però si spegne di poco al lato. Quello che ci tengo però a farvi notare è, da un lato, sia lo sprecare questa occasione di Anders che non mette il timed finishing, ma soprattutto l'ottimo switch difensivo di Levi, che nonostante vada a concedere effettivamente il tiro da lontano all'avversario, guardate come con questo switch velocissimo va da prima a prendere qui in questo frangente De Jong, come potete vedere selezionato con l'indicatore, e poi in seconda battuta va anche a selezionare il suo Atal per coprire quello che è l'inserimento del giocatore di Anders che arrivava all'interno dell'area di rigore. Poi, una volta coperta quella corsa, va anche a riselezionare nuovamente De Jong per opporsi al tiro a giro, che però parte uguale nonostante De Jong aveva fatto anche l'animazione. Però, grandissima giocata qui di Levi per contrastare questo tiro. Passano pochi minuti però e la replica in questo caso è affidata a Levi de Verd, che con questa bellissima azione manovrata De Bruyne, Mbappé e poi R9 si porta in vantaggio. Quello che però ci tengo a sottolineare di questa giocata qui è esattamente la palla che viene data con il cronometro per l'imbucata verso R9, che stava per finire in fuorigioco vista la difesa molto alta di Anders, e poi soprattutto la freddezza di Levi de Verd di non cercare il palo lungo che magari avrebbe fatto sì che il portiere poteva intervenire con un miracolo dei suoi, che insomma quest'anno abbiamo visto come portieri possono fare delle cose abbastanza strane. Ma come vi ho detto nel video dei 5 consigli, si è andato a giocare il tiro ad incrociare, quindi con il mancino sfruttando il 5 piede debole, anche se lo spazio poteva sembrare ridotto, è andato a fulminare il portiere sul palo opposto, e infatti andate a guardare qui come Cech non ha praticamente tempo di reagire. Quindi 1-0 meritato secondo me per quello che ha giocato qui Levi. Partita veramente bellissima, a ritmi altissimi, arriva qui la replica di Anders con questa giocata che viene intercettata da Van der Sar. Un miracolo all'altro, stessa giocata, stavolta R9 ad imbucare verso Mbappé, qui angolo di tiro che praticamente era lo stesso della prima giocata, ancora una volta tiro ad incrociare, ma Cech si va a superare. Se noi andiamo in realtà a rivedere a rallenti le opzioni che aveva qui Levi de Verd, io onestamente non mi sento assolutamente di condannarlo, perché la scelta più ovvia era appunto il tiro sul palo opposto. L'unico elemento che si poteva andare a cercare di inserire per dare un boost in più a questa conclusione era il timed finishing, ma data la distanza ridotta non ti vai a rischiare di prendere magari un tempismo sbagliato e ciccare la conclusione. Invece Cech reagisce alla perfezione e riesce a deviare la palla in calcio d'angolo. Calci d'angolo che sappiamo essere estremamente letali, ma qui Levi non lo va a sfruttare. Arriviamo dunque nella ripresa, 47esimo, bellissima qui la palla dentro, poi la suola che mette a sedere il difensore di Anders, però poi, come avete visto, complice anche il kick-off, probabilmente la difesa va a fare qualcosa di abbastanza strano, perché se lo andiamo a rivedere, è bella la prima giocata di Mbappé che mette a sedere Atal, poi una volta imbucato in aria e cercava il passaggio in mezzo, Maldini va a rimpallare la palla in maniera goffa, arriva nuovamente la palla a Mbappé che si inventa una conclusione priva di senso, guardate qui
quanto poco era lo spazio per andare a concludere in rete, si poteva anche magari cercare una palla per Messi anche se l'autoblock era dietro l'angolo, invece tiro di prima e quindi 2-0 per Levi de Verde. Ancora Levi che non accenna assolutamente a un minimo rallentamento in quelle che sono le sue manovre, palla che dall'esterno viene data verso l'interno, prima per De Jong e poi per De Bruyne, bellissima qui la crocchetta old style e Levi si porta sul risultato di 3-0. Guardate come è bravissimo a creare separazione tra quello che è il diretto marcatore di De Bruyne e appunto lo spazio, dato anche il 5 piede debole disponibile alla conclusione, attraverso questa crocchetta che magari Anders non si aspettava, essendo una skill caduta un po' in disuso, tiro senza far terminare l'azione, quindi con la palla che non scivola troppo lontana dai piedi, e rete del 3-0. Anders letteralmente in balia di Levi, che continua a fare il suo gioco meraviglioso, palla per Ronaldo, Messi arriva poi, l'imbucata perfetta verso Neymar, che non può far altro che da 2 metri andare a insaccare e prendersi anche un caffè per celebrare questo gol bellissimo. Ma guardate qui, è l'azione che è meravigliosa, perché parte tutta dai piedi di De Jong, De Bruyne poi vede già, è già tutto scritto nella testa di Levi, che va a fare un praticamente metronomo perfetto, parte tutto da qui, palla che poi arriva sul fenomeno, transita sui piedi di Messi con lo scatto in profondità di Neymar, che si va a imbucare tra la separazione che c'è tra il difensore centrale e il terzino sinistro. Questo perché non Levi chissà quali movimenti o giocate astruse abbia fatto, ma conoscendo i movimenti del suo modulo e portando palla in un determinato modo, fa sì che i suoi giocatori vadano a scattare in automatico. Qui c'è il terzino destro Atal che tiene tutto in gioco, colpevolmente aggiungerei, Messi appunto in buca Neymar e Levi si porta addirittura sul 4-0 al 60esimo. Potrebbe essere finita qui questa prima gara, ma in realtà non è assolutamente così, perché ancora con queste azioni manovrate Levi va a siglare anche il 5-0 col fenomeno, con una rete che sembrava anche abbastanza difficile, perché ancora una volta Levi è bravissimo a giocare al limite dell'area. Qui sempre è classico, dall'esterno verso l'interno, la palla per De Jong, poi verso Messi, passaggio di prima verso R9 che batte il diretto marcatore che è Maldini, poi si ritrova praticamente da fermo sul destro con una conclusione che parrebbe innocua, e nonostante il timed verde non prende chissà che boost di potenza, ma quasi diventa una sorta di palombella che beffa Van der Sar, e quindi addirittura ci troviamo 5-0 per Levi de Verde nella partita di andata al minuto 68. Match che potrebbe finire veramente in goleada totale se solo Vinicius Junior col mancino qui avesse buttato dentro il più facile dei tap-in. Quindi Levi non trova il gol del 6-0 e Anders con questo calcio d'angolo si rifà sotto. Bellissima la giocata di Draxler, sbaglia in questo caso, avete visto quando vi dico che non dovete abusare con del raddoppio, perché qui andava selezionato Marquinhos, invece col raddoppio va fuori posizione sia lui che poi anche Cancelo. R9 di Mancino, incredibilmente Van der Sar riesce a parare. Ultimo calcio d'angolo con la palla che viene scucchiaiata dentro, Marquinhos la indirizza verso la porta, Cancelo la salva, primo game che termina così 5-0 per Levi de Verde. Eccoci ora dunque nel secondo match, partita di ritorno che vede Anders dover scalare una montagna dovendo recuperare addirittura 5 gol, ma Levi decide subito di partire forte e con questa bellissima giocata sul primo palo va a fulminare Cech per la rete dell'1-0 e del 6-0 complessivo, perché ricordo che questa è una finale giocata al meglio delle due. Ancora una volta, come vi faccio vedere spesso anche nei miei tutorial, la giocata è quella scaletta con la palla che transita prima dall'esterno, poi in mezzo al campo e poi sulla punta. Qui driven a incrociare sul primo palo e non può far altro Cech che inginocchiarsi e raccogliere la palla dal fondo della rete. Quindi 1-0 per Levi, che parte veramente veramente forte e non ha intenzione di fermarsi, perché partono 10 minuti, Anders è sbilanciatissimo per cercare il pari. Bellissimo il driven pass, bellissima la palla dentro per Ronaldo che vede Messi, bellissimo extra pass e addirittura rete del 2-0 e del 7-0 totale con il buon Blacky, che non può credere a quello che sta vedendo. Ancora siamo al 25esimo, sono passati praticamente 5 minuti, qui Anders sigilla praticamente la sua debacle con questa uscita folle di Cech, probabilmente alla disperata, anche un po' frustrato dal risultato. Levi davvero killer, non può far altro che continuare a allungare il suo vantaggio, quindi 3-0, partita che ormai si è messa su binari super favorevoli all'olandese. Ancora una volta col pressing Anders si ritrova tutta la squadra in avanti, 4-0 da parte dell'olandese, che qui praticamente va a chiudere i giochi. Ancora una volta qui
sta praticamente andando a demolire ulteriormente quello che rimane del palazzo Anders. Arriva questa palla dentro di Messi nella zona di Mbappé. 5-1 a fine primo tempo per il parziale che recita addirittura 10-1 totale. E Levi che si aggiudica questa bellissima finale. Eccoci dunque raga, arrivati alla fine di questo racconto, di queste due partite incredibili secondo me, perché non si era mai visto Anders non poter nulla contro un avversario che gli è stato super superiore in tutto. Vi ho tagliato giusto i minuti finali dove Levi l'ha anche preso un po' in giro inserendo dei giocatori bronzo, si è fatto degli autogol insomma per scherzarlo, partita che si è conclusa poi sul risultato totale di 12-2, quindi veramente senza storia, senza appello, vi ho fatto vedere le parti diciamo più centrali. Vi ricordo che in descrizione trovate tutti i link dei vari partners, ma soprattutto la piattaforma Viola, dove sono live ogni giorno dalla mattina fino al primo pomeriggio. Ci tengo come al solito a ricordarvi che nei commenti voglio sentire i vostri feedback per quanto riguarda sia il format delle analisi gameplay che sto portando meno, ma se vedo il vostro entusiasmo porterò in maniera molto più frequente sul canale, e anche per quanto riguarda il nuovo stile di montaggio di questi video. A me non resta altro che augurarvi una buona giornata, un salutone al vostro Liberoschi, ciao!